vogliamo fare un confronto tra le prestazioni che si ottengono con questi due tipi di stadio, uno ad azione, uno a reazione, e torno a dire genericamente uno a reazione, quindi il confronto è uno stadio ad azione e uno genericamente a reazione. In particolare poi se quello generico a reazione AR pare a 0,5, i numeretti sono più semplici, però ripeto, le considerazioni che facciamo valgono appunto quando vogliamo fare un confronto stadio ad azione, stadio a reazione in generale. E allora, per fare bene questo confronto, è chiaro, come tutte le cose, insomma gli ingegneri lo sanno bene, quando si confrontano le prestazioni di due qualsiasi sistemi, bisogna mettersi, diciamo, a parità di qualcosa, insomma, cioè bisogna fare bene il confronto, altrimenti non avrebbe molto senso. E quindi, dicevo, possiamo vedere la prima cosa è che cosa succede quando appunto noi assegniamo ad uno stadio un certo delta H, ok? E lo stadio d'azione appunto trasforma secondo le modalità di cui abbiamo già parlato, quindi più volte, e quindi eviterei di ripetere il tutto, e ottiene quei risultati. Se lo stesso delta H viene assegnato ad uno stadio a reazione, dove appunto abbiamo una pressione intermedia, diciamo, fra, diciamo, questo è lo statore e questo è l'espansione nel rotore, ok? Che cosa succede? Quindi a parità di delta H, d'accordo? Ora, a parità di delta H, teoricamente dovremmo ragionare, quindi andare a vedere che cosa succede per esempio al lavoro scambiato a parità di e alle velocità a parità di delta H. Poco ci vuole per farsi due calcoli e entrare nelle nostre formulette, però possiamo fare ancora più presto se facciamo la considerazione che diciamo nei due casi il rendimento non cambia, in realtà abbiamo visto cambia, ma di poco, almeno nell'esempio ideale. Se il rendimento non cambia, vuol dire che il lavoro, quindi diciamo dire che delta H dello stadio ad azione è uguale al delta H dello stadio ad azione con R uguale 0,5, in prima approssimazione possiamo anche dire che il lavoro ottenuto nello stadio ad azione è uguale a quello ottenuto nello stadio a reazione con R pari a 0,5. Con questa approssimazione, quindi, le espressioni stanno lì, e quindi questo significa dire che dobbiamo imporre che 2 U quadro, dove U è la velocità dello stadio ad azione, deve essere uguale a U quadro dello stadio con R uguale a 0,5. Ok? Quindi
Questo significa che U dello stadio ad azione parametro uguale 0,5, qualora si volesse smaltire lo stesso delta H, almeno in prima approssimazione, diciamo, possiamo ricavare che la U relativa la velocità periferica dello stadio a reazione è pari a radical 2 la velocità dello stadio, della velocità periferica dello stadio ad azione, cioè questo è un risultato fisico importante, significa che a parità di delta H lo stadio a reazione sollecita di più le pale del rotore perché impone una velocità periferica una velocità periferica che è di circa il 40% più grande. Ok? Invece vogliamo fare un altro ragionamento, cioè se noi diciamo allo stadio imponiamo allo stadio una stessa velocità periferica, ok? In modo tale da dire comunque lo facciamo, le sollecitazioni sono le stesse e andiamo a vedere in questo caso per ottenere la stessa sollecitazione in termini di velocità periferica come devono essere i delta H che possiamo assegnare ai due stadi. Quindi due stati, uno ad azione, uno a reazione, con la stessa sollecitazione, quindi la stessa velocità periferica, e cerchiamo di capire se il delta H possiamo assegnare, possiamo smaltire in uno stadio, sia lo stesso o che relazione c'è fra il delta H che possiamo assegnare allo stadio ad azione e quello che possiamo assegnare allo stadio a reazione. Le cose sono scritte qui, quindi diciamo nello stadio ad azione abbiamo detto se consideriamo C con 0 circa uguale a 0, C con 1 è la radice di 2 di 2 delta H, ok? Il C con 1 che la C con 1 che otteniamo all'uscita dello statore e che sarà quindi quella di ingresso al rotore dello stadio ad azione. Tra l'altro questa sta scritta qua. Questa sarà uguale a 2u diviso il coseno di alfa 1. Nelle condizioni di massimo rendimento.
significa che 2 per parte uguale a 0 uguale a 4 quadro, forse un quadro, ovvero che per tacca R uguale a 0 sarà uguale a 2 un quadro cosen quadro su cosen quadro alfa. Ok? Facciamo lo stesso discorso, quindi questa qui non sto a specificare R uguale 0, R uguale 0,5, perché abbiamo detto che abbiamo imposto la stessa. Okay. Facciamo lo stesso ragionamento, quindi questo qui era il caso R uguale 0, facciamo adesso il caso R uguale 0,5, dove C con 1 questa volta sarà assegnato il delta H allo stadio 0,5, nello statore sappiamo che ne elaboriamo, ne trasformiamo in energia cinetica una metà, perché R uguale 0,5 significa che metà salto entalpico viene trasformato in incremento di energia cinetica, diciamo, da nello statore, quindi H0 meno H1 è uguale a C1 quadro mezzi, e H1 meno H2, quello che resta qui, questo H0, H1, H2 va direttamente nel rotore, quindi diventa questo termine qua. Ok? Trovate? Quindi qui diciamo 2 diviso 2, insomma, quindi il C con 1, diciamo, è pari alla radice di delta HR assegnato allo stadio a reazione con R0,5. È chiaro, viene ripeto l'ennesima volta il fatto che qui 2 delta H diviso 2 dipende dal fatto che R è uguale proprio a 0,5. Non fosse stato 0,5 ma 0,4, 0,6, qui veniva 2 e qua sotto veniva una frazione, insomma veniva un altro numero, non lo semplificavo, ma il concetto resta lo stesso, ok? Cioè è chiaro che nello stadio a reazione l'incremento di energia cinetica che ho nello statore è inferiore rispetto a quello di uno stadio ad azione, perché appunto nello statore, abbiamo detto n volte, diciamo, nello statore io ho l'espansione fino ad una pressione intermedia tale che appunto poi mi avanzi, mi rimanga ancora un certo delta H che elaboro direttamente nel rotore. Quanto? Un 20% avrò uno stadio R con R uguale 0,2, un 30% avrò uno stadio con R pari a 0,3, metà esatto nel caso in cui ho un grado di reazione R pari a 0,5, che è l'esempio che abbiamo appena fatto. Ok? Bene?
con uno era questo, e però è anche uguale a u su coseno di alfa 1, e quindi questo significa che il delta h dello stadio con m uguale a 0,5 è uguale a un quadro su coseno di alfa, quadro di e quindi il risultato è che, imponendo tutto questo, perché appunto vedete sto adoperando la stessa U, ho scritto qua, quindi imponendo la stessa U, imponendo la stessa U, il risultato è che il delta H che posso assegnare ad uno stadio a reazione, imponendo la stessa U, è il doppio del delta H che posso assegnare ad uno stadio a reazione con R pari a 0. Allora, il significato fisico, la differenza di fondo fra stadio d'azione e reazione è proprio questa, che volendo, e l'abbiamo detto più volte, entrambi possono smaltire lo stesso delta H, cioè io fisso le condizioni ingresso e uscita allo stadio, pressione, temperatura, velocità di ingresso, eccetera, e posso ottenere lo stesso lavoro per unità di massa o la stessa potenza dai due stadi. La differenza sta nel fatto che per riuscirci lo stadio a reazione sollecita di più le pale, perché deve avere una velocità periferica più elevata, genericamente più elevata. Nel caso specifico dell'esempio che abbiamo fatto, appunto scegliendo R pari a 0,5, si vede che questa maggiorazione della velocità periferica è dell'ordine del 40%, perché c'è quel fattore radical 2 che fa la differenza, okay? Però ci ho detto, gli stadi ad azione e reazione possono tranquillamente smaltire lo stesso salto, quello a reazione lo farà imponendo una maggiore velocità periferica. Viceversa, se io impongo, immaginate una grossa turbina dove ci sono tanti stadi un po' ad azione, un po' a reazione in serie, se io impongo la stessa U a tutti quanti gli stadi, sia ad azione sia a reazione, allora la differenza importante che dobbiamo sottolineare è che gli stadi ad azione riescono ad elaborare, io dico smaltire, ad elaborare un salto entalpico più grande, okay, rispetto a quanto facciano gli stadi a reazione in generale. In particolare, se lo stadio a reazione ha R uguale a 0,5, come nel nostro esempio, il rapporto è esattamente 1 a 2 fra stadio a reazione con F 0,5 e stadio ad azione. Ok? Questo che cosa significa? Quindi vi ricordo sempre appunto dove eravamo partiti e quello dove vogliamo arrivare. Più volte abbiamo detto
evidentemente se, e questo è un po' appunto questo semplice conticini che abbiamo fatto adesso, ci fanno rendere un po' conto di quelle affermazioni che vi avevo fatto all'inizio, se esistono, perché esistono, sia gli stati ad azione sia quelli a reazione, è perché diciamo, non c'è un netto vincitore. Se uno fosse nettamente meglio dell'altro, l'altro non esisterebbe, non staremmo qui a parlarne e a confrontarci. Cioè, va bene, si vede, si potrebbe fare ad azione, per esempio, però si vede quella reazione migliore, si fanno sempre a reazione e quindi non dedicheremo del tempo ad analizzare lo stato d'azione. E vediamo perché in realtà in una certa misura si utilizzano entrambi, e appunto questi conticini che abbiamo fatto ci evidenziano quello che vi avevo detto all'inizio, che entrambi hanno dei pregi e dei difetti che di volta in volta il bravo ingegnere deve poter dire quale prevale, diciamo, quale pregio prevalga sui difetti, in modo tale da poter operare la scelta migliore. Quindi, in estrema sintesi, possiamo dire, tirando un po' le somme di quello che abbiamo detto fin qui, è che si vede, per esempio, ad occhio, se io assegno a tutta la turbina un certo, questo qui vedetelo come ingrandito di un ingrandimento di tutta un'espansione, facciamo finta che questo è, non lo so, il vapore come esce dal generatore di vapore e li sobbara all'uscita al condensatore, sta qua giù, e quindi dove tutto questo è il delta H complessivamente assegnato a tutta la turbina, ok? Vedete, quindi ordine di grandezza parliamo di circa 2000, poco meno, 1500-1600 kJ per chilogrammo di fluido, e abbiamo detto, se vi fate due conti, vedete che chiaramente un valore così alto per il delta H, due conti nel senso quelli che abbiamo fatto adesso, cioè vi potete calcolare le C con 1, andate a prendere i rapporti U su C con 1 e trovate le U, verrebbero fuori dei valori elevatissimi se volessi ipotizzare di smaltire tutto il delta H, per esempio di un impianto motore con turbina a vapore, in un unico stadio, verrebbero fuori dei valori per le C e per le U assolutamente incompatibili, tanto con la fluidodinamica, parlo delle C, quanto con la meccanica, parlo degli stress meccanici che deriverebbero da questo. Quindi, come più volte abbiamo detto, come qualche fotografia abbiamo visto più volte, faremo N di questi stati in serie. E questi risultati ci dicono che appunto assegnato il delta H totale, se teoricamente io facessi tutti i stati ad azione, potrei mettere N stati ad azione, okay? Mentre invece se questo stesso delta H totale lo volessi smaltire in tutti i stati, ipoteticamente, perché non si fa mai questa cosa così precisa, ma diciamo in tutti i stati, tanto per rendercene conto, tutti i stati a reazione con R uguale 0,5, avrei bisogno del doppio, no? Il numero degli stati con N pari a 0,5 sarebbe il doppio di questo che mi sono calcolato prima. Quindi se mi bastano 10 stati ad azione, io invece dovrei fare, se li volessi fare tutti a reazione, dovrei fare una turbina con 20 stati a reazione R pari a 0,5, chiaramente. Ok? D'accordo? D'accordo? E questa è una differenza fisica importante, insomma.
a parità di potenza della macchina, ottenere quella potenza con 10 stanni, 10 coppie statore-rotore o con 20. E ho detto 10, ho detto un numero modello, insomma nella pratica vedremo, 10 è piccolo, insomma potremmo dire 15 per esempio stadi ad azione, oppure 30 per dire un numero un po' più realistico di una grande centrale termoelettrica con una grande impianto con turbina a vapore. Se facessimo la scelta di, per ipotesi, di fare tutti gli elementi ad azione, ce ne basterebbero 15, ok? Se facessimo la scelta di tutti gli elementi R uguale 0,5, ne avremmo bisogno di 30, ok? Che è una bella differenza dal punto di vista costruttivo. Significa una macchina molto più lunga, molto più grande, pesante, costosa, ok? Che non è poco. Significa appunto che il vapore ad alta pressione sarà ad alta pressione, siccome ogni stadio smaltisce un piccolo delta H, significa che la pressione di questo vapore va diminuendo lentamente, quindi significa che una buona porzione della macchina è interessata a un flusso di vapore a pressione e temperatura elevata, che, come vi dissi già questa frase qualche tempo fa, è difficile da maneggiare, ok? Con una macchina più lunga, quindi con una... Se invece faccio tanti stati ad azione, faccio una macchina più corta, più leggera, più economica, e soprattutto, siccome ogni stadio smaltisce un delta H doppio, come abbiamo detto, vuol dire che la pressione diminuisce molto più rapidamente, quindi che già dopo i primi 2-3 stadi mi trovo a maneggiare un vapore molto più trattabile, perché avrà raggiunto una pressione non così alta come invece all'uscita degli stati a reazione. E questo sarebbe un vantaggio. Per contro, diciamo, c'è quello che dicevamo prima, cioè come sapete, in questi impianti, soprattutto quelli abbinati alla produzione di energia elettrica, dove si sta molto attenti al valore del rendimento, il fatto che gli stadi a reazione abbiano un rendimento dello stadio reale, vi ricordate quello che vi ho detto prima, che nella realtà la differenza tra questo e questo è ancora più accentuata, perché è influenzata dai diversi valori delle velocità di efflusso ed è a favore degli elementi a reazione. In realtà, appunto, ogni stadio a reazione ha un rendimento reale dello stadio diciamo significativamente più elevato rispetto a quello del corrispondente stadio ad azione, messi in serie porterebbero ad un rendimento complessivo della turbina, appunto facendo tanti stadi a reazione in serie, e il rendimento complessivo della turbina sarebbe di alcuni punti percentuali più elevato rispetto a quello che si otterrebbe con tanti stadi ad azione. E quindi questo evidentemente capovolge le cose, questo diventa un punto a favore degli stadi a reazione. E per esempio negli impianti con turbina a gas, che abbiamo studiato abbastanza bene, abbastanza approfonditamente, però è passato un po' di tempo, se vi ricordate sono caratterizzati dal fatto che il lavoro di compressione rappresenta una fetta piuttosto grossa rispetto al lavoro di espansione,
Avevamo detto che è importante che il delta H per il rendimento della turbina deve essere maggiore del delta H del compressore fratto il rendimento politropico o adiabatico o isentropico del compressore e quindi per ottenere questo risultato, non so se vi ricordate, abbiamo detto più volte è importante che entrambi questi valori siano il più elevato possibile e quindi negli impianti con turbina a gas dove diciamo se poco poco questo rendimento si abbassa sotto una certa soglia diventa difficile verificare questa disuguaglianza, okay? Quindi questo valore insieme con questo chiaramente questi due valori giocano un ruolo fondamentale nel efficiente funzionamento dell'impianto, diciamo che prevale sul discorso delta H smaltibile per stadio, prevale il discorso del vantaggio in termini di rendimento e quindi possiamo dire che le grosse turbine a gas sono praticamente sempre costituite da elementi a reazione in serie, nessuno stadio ad azione, sono tutti stadi a reazione con un grado di reazione variabile tra 0,4 e 0,6 grosso modo. È chiaro? Il motivo? Un altro elemento che a volte parliamo soprattutto delle turbine a vapore, qua preferire l'elemento ad azione è relativo alla possibilità che questo offre in termini di regolazione della potenza erogata, perché appunto adesso che ne abbiamo parlato, non so se vi ricordate, quando abbiamo studiato gli impianti motore con turbina a vapore, abbiamo guardato solo il ciclo termodinamico, non siamo andati a quell'epoca a vedere come funzionava la turbina, dovevamo passare prima per questi argomenti qua. E avevamo detto, poi ci torneremo a parlare di impianti con turbina a vapore perché avevamo lasciato in sospeso l'argomento regolazione della potenza in questi impianti, regolazione della potenza che si può fare in due modi. Ok, la regolazione della potenza si può fare in due modi, li vedremo adesso, insomma, abbiamo 5 minuti, vi voglio lasciare come al solito qualche minuto di respiro tra una lezione e un'altra. Quindi dicevo, la regolazione della potenza si può fare in due modi, il modo meno dissipativo è un modo che è compatibile solo se adotto come all'ingresso della macchina come primo stadio, adotto uno stadio ad azione.
se voglio effettuare la regolazione della potenza con questa metodologia, che è una delle migliori, insomma, meno dissipativa. Allora, quando si regola la potenza di queste grosse macchine rispetto a quella cosiddetta nominale, l'abbiamo già detto, vi è familiare questo concetto, il valore del rendimento complessivo della macchina si abbassa, okay? Cioè queste macchine, un po' tutte le macchine, quando noi diciamo mettiamo dei numeri per il valore del rendimento, non il rendimento soltanto del ciclo, ma proprio il rendimento di espansione, il rendimento della turbina, per esempio abbiamo un certo valore, 0,9, rendimento di espansione, non il rendimento termodinamico, che è il rendimento della espansione, il rendimento interno della turbina, il rendimento politropico, come lo vedete anche, che abbiamo un certo valore. Abbiamo detto oggi le migliori realizzazioni viaggiano in valori poco superiori a 0,9, intendiamo però in condizioni di progetto, cosiddette condizioni nominali, nel momento in cui quindi che significa nominale? Nel momento in cui passa quella portata prevista dal progettista perché la macchina dia quella potenza. Come sapete, ogni macchina, dal motore che abbiamo studiato di recente, ma non fanno eccezione le turbine, se possono dare una potenza 100, non è che tutte le volte quello che utilizza questa potenza ha bisogno di 100. Magari ci sono delle volte in cui ha bisogno di 80, di 70, di 60, ok? E quindi, a meno di accorgimenti di cui parleremo, la macchina motrice si deve adeguare, dice no, non devo più produrre 100 ma devo produrre 70, 80, 60 eccetera. Nel fare questo, quel valore di rendimento che il costruttore ci dichiara è 0,91 quando la potenza era quella nominale. Se io la vado a regolare perché non mi serve, chiaramente quel valore del rendimento tende ad abbassarsi. In alcuni casi è una discesa lenta, in altri casi è drammatico l'abbassamento. Di questo magari faremo qualche cenno. Un sistema abbastanza efficiente per ridurre la potenza di una turbina a vapore è di un certo tipo, che vedremo nel pomeriggio. Questo tipo, l'unica cosa che voglio concludere adesso per coerenza con quello che stiamo dicendo adesso, questo tipo di regolazione un po' più efficiente, cioè che penalizza sì il rendimento ma lo penalizza poco, è compatibile soltanto con uno stadio ad azione. Questo tipo di regolazione è un po' più efficiente, non sarebbe compatibile con gli stadi a reazione. Questo per concludere, volevo farlo stamattina, questo confronto, questo match stadio ad azione, stadio a reazione, volevo aggiungere questo piccolo particolare a favore dello stadio ad azione, che abbiamo detto alla fine sarà un po' trascurato perché presenta dei rendimenti per singolo stadio, nel caso reale, abbastanza più bassi, e questo lo penalizza sicuramente. Però per esempio ha a suo favore, a parte il fatto che smaltire dei delta H più grandi, a suo favore si può aggiungere quest'altra particolarità, cioè che consente un tipo di regolazione della potenza che è un tipo abbastanza utilizzato nelle grandi centrali, proprio perché è quello che penalizza meglio penalizza meno il rendimento della turbina quando appunto si va a ridurre la potenza erogata rispetto a quella nominale. Qualche dubbio?